E bella a tutti, raga. Eccoci qua in questo nuovo video. Oggi siamo in un video gameplay della serie My Friendly Neighborhood. Purtroppo non so se riuscirò a parlare bene perché qua purtroppo sono con le cuffie Bluetooth e quindi c'è un po' di lentezza nel parlare. Vabbè, ci proviamo noi, dai. Benvenuti e spero che questo video fa successo che gli altri che ho fatto della serie di My Friendly Neighborhood, purtroppo non hanno fatto tanto successo, però vabbè, pazienza. Noi lo facciamo per puro divertimento, per puro svago, perché mi piace talmente tanto questa serie. Non so, magari a qualcuno di voi non piace, però vabbè, noi ci proviamo, dai. Anche con queste cuffie Bluetooth, dai, devo dire, non è male. Solo che non riesco a parlare oggi perché c'ho un po' di gola secca, poi con questo audio a rilento può capitare che magari purtroppo non sarò al top come quando uso le cuffie col filo. Vabbè, pazienza. L'audio non lo so se verrà registrato in queste cuffie Bluetooth direttamente dal gioco, ma può essere di sì. Qua. Siamo qua. Praticamente siamo arrivati che abbiamo sbloccato la chiave. Come vedete, questo simbolo a rombo. Quindi dobbiamo andare indietro e andare praticamente a trovare le bobine che sarebbero praticamente dei nastri da mettere dentro alle cineprese dove c'è la sala del cinema per poi inchiodare l'orco Shrek. Ecco, diciamo la verità. Dobbiamo praticamente fare questo per il momento. Questo è il nostro obiettivo di questo gameplay. Siamo arrivati, mi pare, al quinto episodio. Non mi ricordo bene. Vediamo un attimo su YouTube per sicurezza. Parlerò un po' al rallentatore. Meglio così, perché purtroppo giù la voce. Poi ho queste cuffie qua, Bluetooth della Black Shark Goblin X4 che non ho mai usato in un video gameplay. Quindi può capitare e vi chiedo scusa se sarò un po' lento a parlare. Vabbè. Siamo al quinto, ottimo. Questo che stiamo facendo di gameplay è il quinto della serie. È legata, grande pensionato. Noi andiamo, dobbiamo andare qua giù, sì, perché c'è una porta col rombo, mi pare. Andiamo, noi ci facciamo l'ispezione, siamo carichi più che mai, anche se l'altro giorno ad Atletica sono inciampato nel cordolo e mi sono fatto male, però stiamo cercando di non mollare mai, quindi sempre più carichi che mai, anche se abbiamo avuto questo problema tecnico. Andiamo in questa porta, che non mi ricordo più che cacchio c'è in questa porta, forse la cucina di Tizi Time, vediamo se ci sono i gioppini. Boh, vediamo chi c'è. Chi c'è dietro a questa porta? Eccoli, siamo nella cucina. Tizi Time! Sentiamoli. My friendly, ma noi andiamo indietro perché qua non ci interessa. Volevo sentire se dicevano Tizi Time, ma questa volta non hanno fatto la musica di Tizi Time. C'è il pezzente, ammazziamo la mano a mano. No, 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 non ci vuole. Aiuto, i brividi, i brividi. Oh. Maledetto, maledetto, vai a letto, vai a letto, ma non riesco. Oh, e che cavolo. Maledetto, maledetto, mi ha fatto venire l'infarto quasi a momenti. Ma mi è salita l'adrenalina addosso quando ci sono questi brividi di questo gioppino, cioè Norman, quello praticamente il personaggio Norman, se non mi sbaglio, quello che dice: "Ehi Gigi, ehi Gigi, dove cacchio è Gigi? Deve dirlo Gigi, eh?"
Vi ricordo che se tutto va bene, da stasera ci sarà la collaborazione con un video gameplay su Minecraft con il grande Gigi The Dog, il grande amico di YouTube che mi sta aiutando da poco tempo nel mio server Discord a gestire anche con un boot che mi carica nella sezione dei video di YouTube direttamente. Vanno in automatico i post e i video, cioè i post dei video su YouTube, ecco. Che io faccio i video su YouTube e vanno in automatico nella sezione Discord con il boot che ha fatto il grande Gigi The Dog. Buono. È una collaborazione, abbiamo deciso io e lui, una collaborazione insieme con Minecraft. Ho deciso di portare una serie nuova, appena possibile se riesco oggi. È già bello. Oggi iniziamo le installazioni sulle varie mod e poi si vedrà. Well, what does Norman notice? Well, let's see here. What does Norman notice? C'è il pezzente Mussa. Norman C'è notices gente Mussa qua. everywhere! Praticamente per I can't entrare believe dobbiamo you fare il notice giro me! dall'altra parte. I notice all sorts Tranquilli, of things. tranquilli, che ho Here, capito let's come play again. fare. Buono, qua dobbiamo No, verificare. No, eravamo già I passati perché avevamo preso la maschera per completare, per sbloccare i dadi di una piramide, diciamo una specie di torre e via. Buono. Lai 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 la. Lai 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 la. Lai 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 la. Piace troppo. La tazza devo comprare, devo ricordarmi. La tazza del pezzente, cioè del grandissimo Norman, che purtroppo non lo dice più Gigi. O lo dice? Andiamo. Sentiamo, sentiamo un attimino di suono. Sentiamolo. Sentite la qualità. Sentite la qualità dell'audio di questo maledetto. Sentiamo. That's why you should Sentiamo un always try to attimo make cosa friends dice. with friends who will forgive you. Proviamo a sparare. We have a AR for Argon. Qua non Okay. senti We've got niente. a P Qua senti for veramente. Ah, ma non dice Gigi. Non dice Gigi. Okay, moving on. We have a German Ascoltami. for every day. I look out the window waiting for the Non moment lo it dice appears. più. Okay, and we have a Z. Forse se andiamo a Z-R. trovarlo. Yeah, Z-R. Quando mi vede. Forse quando mi faccio vedere dice "Ui Gigi". Vediamo. Facciamolo incazzare per farmi dire la frase famosa di Gigi, maledetto. Dai che mi sto abituando con queste cuffie Bluetooth, dai, che piano piano parlando con calma si fa tutto. Dai, va. Bel gameplay ci voleva, eh. Ci voleva di ricarica da questi dolori che ho preso io la testa. Ancora dei rimbombi. Però non si blocca, sta andando molto bene, molto meglio dell'altra volta. Più si va avanti, più si aggiorna il computer, non ci sono problemi. Anche. No, It's però time non ho il for nastro, What does quindi Norman dobbiamo per notice? forza di nuovo Well, let's see ammazzare, ma here. questa volta What does lanciamo una bella Norman bomba. notice? Norman notices. Oh boy. Però non ho il nastro, l'unica pecca è che non ho il nastro. E prima di essere ammazzati da qualcun altro, facciamo l'usage della potion. Facciamo una bella bevuta dalla pozione e ora siamo in realtà appena appena un po' infortunati, però attenzione, abbiamo la vita in modalità attenzione, però fa niente, pazienza, dai. Carichi più che mai, dai. Dai! Dai Gigi, voglio sentirlo, ma non l'ho fatto dare il tempo in questo momento, però dobbiamo andare tutto, dobbiamo fare il giro tondo e andare nella sala, quella là che vi ho detto prima. Peccato che c'è tanta polvere, devo fare le polvere in questi giorni, ma non ho avuto tempo, che mi sono fatto male ieri, se no facevo tutto ieri, peccato. Vabbè, ecco, siamo usciti direttamente, finalmente adesso siamo praticamente nella reception con le scale. Diciamo bagate, che quando stai salendo praticamente non sali più se non alzi la visuale. C'è un bug. Ah no, non siamo ancora usciti. Credi.
Niente, qua c'è la postazione di salvataggio. Qua siamo già andati, mi ricordo, 100%. Oggi la memoria sta funzionando molto bene, perché meno computer uso e più la funzione della mia mente, funziona molto meglio del previsto. Boh, non mi so ricordato se ho sbagliato. Vabbè, dovrebbe essere giusta la porta di uscita 100%. Vediamo da questo labirinto che non capisco più a volte da dove uscire. Buono, perfetto, vediamo. Ecco, stiamo per uscire. Era abbastanza lungo come percorso prima di uscire. Buono, però devo dire, ammetto, è molto reattivo. È molto reattivo il computer. Quindi è una soddisfazione anche giocare. Non lo vedo, non si inceppa neanche la mira. Oggi tutto quasi perfetto. 90, diciamo 100%. Boh, vediamo se sto sbagliando oppure no. Perché a parlare... Poi mi giro un attimo, poi magari non ho anche pulito gli occhiali con la salviette, quindi magari può capitare che... Ma poi c'ho anche un po' di mal di testa, perché ho un po' fame. Non ho fatto colazione perché non avevo fame, adesso mi sta venendo fame. Vabbè, però il video gameplay lo stiamo portando, stiamo cercando una volta a settimana adesso, quando c'è possibilità, che non c'è anche la mia nipotina, è ottimo. Un attimo, sto rispondendo a mio fratello che mi ha risposto. Buono. Boh, aspettiamo. Questa purtroppo è una modalità che purtroppo è così. Ci sono delle voci giù. Quando ho preso la chiave da quello del poker e così via, praticamente si è rigenerata qualcuna qua dietro. È qua dietro che dobbiamo andare noi, dove c'è praticamente la sala. Oh, eh sì, si è generata perché qua adesso, avendo la chiave, abbiamo praticamente rigenerato queste pezzette. Aiuto! Che adesso in questo momento stava lagando appena appena. Buono, dobbiamo tornare dopo indietro. Qua c'è quella con il triangolo, se non mi sbaglio il simbolo, e questo col rombo. Buono, questa l'abbiamo sbloccata adesso. Siamo praticamente andati nella sala delle riprese, dove c'è la, diciamo, il raduno, dove praticamente avevamo la porta bloccata dall'altra parte e ora siamo nella parte di dietro. Mi sono ricordata a memoria dov'era. Buono, buono, perfetto. Ecco, vedete, siamo praticamente entrati dove eravamo prima, che stavamo ascoltando si diceva Gigi. Andiamo in questo punto. Eh sì, buono. C'è il frigorifero, c'è quello lì. Qua c'è qualche cosa da prendere, mi sa. No, vediamo. Senza farci vedere, però mi sa che oramai ci ha visto. Ah, però c'è una porta di retro qua, eh sì. Meno male che ho ispezionato, perché qua c'è, mi sembra, la cinepresa, quella che dobbiamo andare dopo su. Eh sì, c'è il magazzino. Qua praticamente c'è la bombola per fare funzionare un ascensore per poi andare nel piano superiore e sbloccare, diciamo. Ecco il nastro, finalmente possiamo nastrare dopo almeno uno di quelli due. Innastriamo quello che sembra il sergente Musa dell'azienda. Eccola. Esamina posizione il serbatoio. L'abbiamo posizionato quello che abbiamo trovato nella cassaforte quando abbiamo fatto
diciamo, lo sbloccamento dei dadi, che abbiamo messo i dadi nella sequenza giusta e ora abbiamo praticamente dato praticamente l'accensione all'ascensore. Ottimo! Non mi ricordavo più nemmeno che avevo la bombola a gas già pronta. Ottimo, perfetto. Siamo proprio entrati nel punto giusto al momento giusto. Non mi ricordavo più, mi sono praticamente scordato di questo, diciamo, particolare. Non mi ricordavo più, nel senso che avevo praticamente già questa bombola a gas da inserire in questo punto dove poter far funzionare un ascensore che praticamente era purtroppo senza, diciamo, elettricità. Buono. Bello, sono contento, sta andando molto bene, anche se purtroppo ho iniziato un po' male, però adesso mi sto, diciamo, abituando con questo paio di cuffie. Dai, era solo un po' di voce secca, poi quando si parte con l'adrenalina tutto si può fare senza problemi. Buono. C'è qualche cosa qua o no? Niente. Stai ispezionando, ma qua, buono, abbiamo dato l'energia all'ascensore, quello praticamente di fuori da questo magazzino. Buono. È che siamo andati in una stanza che una volta non ricordavo mai che c'era. Praticamente, te come entri? Il problema è quello. Te come entri qua? Come fai a sapere che c'è una porta dietro alla sinistra? È proprio, se non ti giri, è un bel problema. Ammazziamolo. Buono. Perfetto. Ottimo, abbiamo fatto. Non ci ha ancora visti Gigi, eh. Dai che lo facciamo dire Gigi. No, no, no. Ma niente Gigi, non l'ha detto, peccato, però questo guardate dove è andato a finire. Lo innastriamo, riposi in pace. Ah, ma però mi sono venuti i brividi perché quando senti queste voci dentro alle cuffie da gaming è tutta un'altra storia, dai. L'abbiamo sbloccata! Oh, finalmente abbiamo sbloccato la porta. Qua c'è qualcosa, sono sicuro. C'è qualcosa qua. Sì, qua. Vediamo. Goblet, ma non c'è niente da mettere. Boh, nel frigo sì. Oh, una cazzata. Una barretta. Ma va. È una barretta. Cosa me ne faccio io della barretta? Vabbè. Comunque qua alla fine non c'è proprio niente. C'è praticamente il problema che abbiamo sbloccato la porta da qua. Così adesso possiamo entrare da qua, da questa sala, diciamo, delle cineprese, diciamo, del cinema, e poi andare già qua e via, e passare da qua. Però a me mi serve che devo andare nell'ascensore che abbiamo sbloccato. Dobbiamo andare indietro, indietro, e dobbiamo uscire dall'hotel, perché dobbiamo andare a prendere quelle bobine che sarebbero, diciamo, dei nastri da mettere dentro alle cineprese per poi proiettare al monitor della sala del cinema il film che praticamente commuoverà all'orco, praticamente il mostro. Cioè praticamente dobbiamo farlo commuovere e poi così si sbloccano altre cose piano piano. Eh sì, è così. È così il gioco, bisogna dare il tempo al tempo. Io non riesco, io sono fatto così. Non riesco a fare le partite veloci con questo gioco che mi piace ispezionare tutto con calma, alla perfezione. È così che si deve fare in questi giochi qua di avventura. Se no, è un casino che questo gioco qua dei labirinti di porte varie. Buono. Mi ha detto Gigi the Dog che sono felice di questa collaborazione. Buono. Ora, come facciamo uscire? Qua è chiuso, abbiamo il rombo. Possiamo praticamente andare qua. Vediamo. Così andiamo indietro se è l'ascensore giusto. Perché
dovrebbe essere l'ascensore, no, quello sbloccato perché c'è un altro di ascensore dall'altra parte, non questo, ma quello dall'altra parte di fronte all'altra porta simile a questa. Sì, dopo andiamo. Dobbiamo andare indietro perché ci sono le porte con questo rombo. Ecco, stiamo andando. Eccola, vedete? C'è la porta col rombo disegnata. Eccola là. Buona. Sì, dobbiamo andare indietro perché avendo l'altra volta nel quarto gameplay abbiamo sbloccato la chiave a rombo e adesso dobbiamo aprire queste porte e via. Buono, avete visto? Era, abbiamo fatto sblocco e poi apri, non era ancora sbloccato, vedete? Perché qua c'è una bobina, me lo ricordo a memoria. Ora piano piano, man mano che gioco, tac, c'è. Oh, mamma mia! Non me lo ricordavo più, c'è il pezzo. Ah, maledetto, eh! Mi ha fatto prendere i brividi appena appena. Pezzente, delinquente, questo maledetto. Norman. Ecco, un caricatore abbiamo trovato per la nostra pistola, il nonno in carriola. Buono, stiamo ispezionando perché non mi ricordo più se c'è qualcosa anche qua. Vediamo qua. La bobina è nella doccia, però, no, è qua, abbiamo trovata, una bobina, abbiamo trovata, ottimo, è praticamente un nastro, si chiama, però vedete, bobina, che praticamente è un nastro, dalle cineprese, è una specie di disco, sì, buono, abbiamo trovato, ora qua non si vede niente, dura, qua non c'è niente, stiamo vedendo se c'è qualche oggetto che magari mi dice o la selezione in automatico, se non c'è niente e non mi seleziona niente vuol dire che non c'è niente da prendere, però qua eccola, qua c'è praticamente il tamponamento, il pezzo della pompa è questa è quella del Ray praticamente per poi praticamente sbloccare e fare diventare felice il mostro, praticamente quello che sbuca a volte in quei punti, diciamo, di quello del Ray, praticamente giù, praticamente nella discarica, una specie di sottofonia, ecco, che nel mio video precedente, se l'avete visto, il gameplay precedente, avrete sicuramente visto in che punto ero. Oh, quindi una volta che abbiamo sbloccato e siamo usciti da questo hotel, dopo che ci sarà anche il mostro finale, che è quello più potente, no? Finale del gioco, non si finisce ancora il gioco, ce ne vuole ancora. Ciao. Sembra un gioco, diciamo, corto, ma alla fine ce n'è di roba. Sì, poi non usciamo e andiamo in un'altra porta. Eh sì, è vero, qua siamo già nel Ray, quindi possiamo già sbloccare la pompa, dato che siamo già in questo punto, non andiamo via. Inutilmente abbiamo preso questa bobina. Questo lo facciamo alla fine, dato che abbiamo praticamente la pompa. Dov'è? C'è praticamente. C'abbiamo anche la pezzo di pompa. Allora, tanto vale andare a sbloccarla. Andiamo a sbloccare direttamente la pompa. E facciamo prima, dai, andiamo indietro. Andiamo indietro. Facciamo prima questa cosa e poi faremo quella roba là. Finita la storia. C'è un'altra porta qua, strano. Ah, quella che ho appena aperto. Qua non c'è niente, sono tutti allegati però. Qua niente, me lo ricordo. Ah, però sì, forse da qua che devo passare, mi sa di sì. Sì, per me devo fare questa scorciatoia qua per andare a sbloccare e mettere questo pezzo della pompa di questo che si incazza sempre. Quando te praticamente passi vicino dove ci sono praticamente i tubi delle fogne, praticamente lui sbuca e magari ecco, siamo in un punto che non c'è la barca. Vabbè, ma però noi esaminiamo. Siamo ritornati praticamente al punto del Ray, siamo già qua, quindi tanto vale prima completare quello della pompa, del pezzo di pompa mancante, poi sì, però a quanto pare c'è Norman che praticamente è morto, praticamente un altro personaggio doppiato e via. Sì, dobbiamo praticamente da qua, non si può, ma
quindi dobbiamo fare l'altra, diciamo, scorciatoia. Diciamo, questa era una scorciatoia con la barca finita lì, invece oramai è affondata, quindi niente, dobbiamo passare di qua e fare tutto un giro dell'oca. Vabbè, speriamo di ricordarcelo, se no pazienza, con calma. Ah, mamma mia, pezzetto. No, ma è allegato, meno male che ce li ho. Li ho allegati precedentemente nel gameplay precedente, ottimo. Sono già allegati, ottimo, la maggior parte sono allegati. Aiuto! Aiuto! Però vedete, eccolo lì, quello che esce di là. Aiuto! Bastardino, scusate la parola. Eccolo lì, quello che dobbiamo aggiustargli il pezzo della pompa, se no continua a fare venire gli infarti e i brividi addosso. Scappiamo da qua. Proviamo a vedere qua, se no andiamo nell'altra porta, dall'altra parte. Scusatemi pure del naso, so. No, c'è questa! Cazzo ci fa? Maledetti! Già che non ho i nastri, poi spreco anche, diciamo, queste cose. Quindi andiamo molto male, dai. Però quando ci sono questi personaggi in più, si vede che magari bisogna andare qua. Boh, anche se secondo me qua è tutto bloccato, è caduta la roccia, oppure è sbloccata ancora? Vediamo. No, forse no, no, purtroppo siamo bloccati. Non mi ricordavo e quindi sto facendo tutte le varie ispezioni per poter andare dal, diciamo, secondo me si chiama Ray, quel maledetto mostriciato, è una specie di personaggio. Niente, ho sbagliato. Qua c'è però la postazione di salvataggio, ma per il momento non salviamo. Siamo un po' pronti, carichi a tutto, se dopo moriremo. Si vede. Lui è là. Devo andare di qua. Boh. Questa è allegata. Andiamo giù di qua. Però chissà che forse ho sbagliato qualcosa. Però noi ci proviamo. Forse ho sbagliato. Forse ho sbagliato la porta. Vabbè. No, dobbiamo andare dall'altra parte. Perché io devo ricordarmi dove andare. Eh sì, però se è bloccato di là con la roccia, come si fa ad andare dal Ray per mettere questo pezzo della pompa? Questo è il problema adesso. È un problema. Mannaggia, ci voleva anche questa. Ci voleva anche questa, che ora è bloccato di là. Il passaggio dove già eri già in quel punto lì. Chissà adesso come si farà, se no andremo nell'hotel e mettiamo la bombina lì. Adesso diventa un po' dura, Milano, quindi boh, riproviamo ad andare qua perché mi ci sta inseguendo. Ma qua niente, allora ritorniamo indietro. Di là in, a sinistra c'è la porta del salvataggio, quindi è inutile che andiamo. Quindi andiamo indietro. Abbiamo sbagliato, basta. Ah, forse è qua. Oh, meno male. Ci siamo salvati. Dobbiamo andare in questa porta, magari sbloccata. Oh, questa porta forse da qui. Eh sì, forse sì, però non c'è la barca neanche qua. Uffi. Come diavolo faccio ad andare praticamente dove c'è il mezzente? Bah, devo ancora ricapitolare. Devo ancora ricapitolare dove poter andare.
è l'unica. Dobbiamo fare le prove, vediamo se non ho sbagliato. Sto continuando a rincoglionirmi. Siamo ancora dove prima. Ma no, allora è dall'altra porta. Scusate, allora è dall'altra parte. Quello è. Per me è qua. Quando lui c'è, vuol dire che è un segnale. Vediamo. Allora ho sbagliato io. Eh sì, allora devo andare in questa zona. Sicuramente. Però vediamo in che punto arriviamo. Vediamo. No, ma siamo ancora qua. Quindi l'unica è tornare indietro nell'hotel. Cosa dobbiamo fare? Altre possibilità non ci sono, quindi dove possiamo andare? Provare ad andare di nuovo qua, però non c'è la barca. Boh, proviamo. Però non è detto, perché è strano che non si riesce ancora a completare la pompa. Può essere, forse ho capito, bisognerà sbloccare le porte, quelle col triangolo. Può essere, Però qua non c'è niente, c'è la stanza dove c'è l'ufficio e basta, di collocamento, una roba del genere, boh, niente. Allora come si fa? Allora come si fa? Non c'è Gigi, non c'è la barca con Gigi, niente. Bisogna ritornare in hotel, per forza abbiamo fatto tutte queste ispezioni per evitare magari di arrivare, o idea, boh. Magari di sbagliare, quindi è sempre meglio ispezionare in più, anche con un più calma, che è la mia soluzione, perché tanto, anche se un gameplay è un po' palloso, vi chiedo scusa, ma a volte purtroppo io, questo gioco, guardate che sembra facile, ma non lo è. Boh, riandiamo in hotel, è l'unica. Abbiamo trovato la bobina, quella sicuramente giusta. Boh, proviamo. Dobbiamo ricordarci dov'è la sala, quella delle cineprese. Ora ho capito dov'è. Mi ricordo, devo solo trovare la via giusta, dove ci sono praticamente quelli là. Boh. Andiamo già nell'altro ascensore a sto punto, ma boh, per il momento voglio fare quello dello sblocco dell'orco che si incanta lì nel cinema a guardare questo film, così lui non è di intralcio. Boh. E poi si sbloccherà qualcos'altro, ne sono sicuro. Va. Devo stoppare subito, immediatamente guardiamo dove possiamo andare. Qua c'è il rombo, non abbiamo. L'unica è fare il giro di qua, per evitare che lei ci rompe. Vabbè, facciamo un giro in più, così almeno evitiamo di litigare con questa qua. Non voglio avere altri scontri oppure sprecare colpi, anche per quel voglio fare questo giro qua. Dall'altra parte, esterna. Andiamo, cisterna, dai, Hey there, kids! I live in your TV set! That's right, it's the passiamo di strangest qua, place to be! scappiamo. Oh, ce l'abbiamo fatta scappare da Gigi, pezzente, mi fa venire i brividi, già che ho i calzini corti in questo momento, c'ho freddo, i brividi mi stanno arrivando, maledetti, maledetti, però l'audio devo dire non è male, mi sto abituando, non mi sto neanche facendo tanti problemi, boh. Facciamo questa ispezione. Vabbè, pazienza. Sempre meglio che niente. Tanto è veloce il gioco, una volta che apri le porte di qua e di là, però è caricamento a volte che ci vuole un po' di più. What? Oh. Learn the alphabet? Però c'è What's questo the qua da alphabet? superare. I'm a friend! Come here! Let's go! Ah! Oh, jeez! Oh, boy! Ah, ma che non ho i nastri.
Brutta notizia che non ho i nastri. Che cazzo. Dobbiamo andare dopo a salvare. Dobbiamo andare a prendere un po' di bottiglie. Non ho più bottiglie da bere. Mannaggia. Qua non mi ricordo in che punto andiamo. Vediamo. C'è la cucina. Dove c'è la cucina è giusto. Sì. È giusto adesso il punto dove dobbiamo andare. Dei sentiteli. Non li becco neanche e li ho completamente colpiti. Se li becco a volte, non li colpisci. Se non li becco, invece sì, perché rimbomba il colpo. Sono proprio nanetti. Ecco, siamo qua. La disattivazione di questa musica, di questo disco, l'abbiamo disattivata l'altra volta, così gli audio di soundtrack del gioco almeno evitiamo che violano il copyright, che è già successo l'altra volta. Quindi per questo motivo. Buono. È qua, per me è qua. Sì, sono sicuro che in questa sala ci sono dove mettere la bobina. Sono sicuro 90%, però vediamo se è così come dico io, se no magari ho sbagliato. Forse l'altra. Ah no, giusta, giusta. Oh, trovata al primo colpo, lo sapevo, me l'immaginavo che era. Ah, ma anche questa non l'avevo usata, eh. Non l'avevo ancora presa. Qua mettiamo in sì, una bobina e poi vediamo. Due, e le abbiamo tutte messe. Qua praticamente non c'è, qua praticamente c'è, quindi è solo una che manca, ma in realtà la quarta non esiste, quindi ora facciamo il cambio. Questo è un foglio solo e ora cambiamo, vediamo se succederà qualcosa. Vediamo. Oh, vedete? Si è sbloccato questo filmato che finalmente forse. Vediamo se questa bobina. No, non gli interessa. Quindi dobbiamo fare un altro cambio. Proviamo un'altra bobina di cinepresa. Vediamo questa. Quella che abbiamo messo prima di un film, diciamo, praticamente sentimentale. Questo forse è quello giusto, quello che abbiamo preso in quella praticamente, diciamo, dove c'era la lavanderia, ecco, una lavanderia dove c'è la lavatrice e così via. Buono, questo è quello che farà praticamente She riflettere alle depressed. praticamente, eh sì, perché Gordon, questo è Gordon, mi pare. Sì, buono. Lui si è incantato lì e ora siamo a posto. Boh. Eh sì, per fare, diciamo, per andare avanti. Ora, cosa ci resta da fare? Questo non si sa. Qua è la porta di dietro dove andiamo alla sala poker. Qua è la porta avanti, andiamo avanti. Proviamo. Vediamo. Sono già le 11. Dovremmo riuscire finire il video, ma però a caricarlo lo caricherò un po' più tardi perché purtroppo me ne fa. C'è anche da fare l'edito della live, del pranzo che ho stra fame in questo momento. Stiamo vedendo dove andare. Intanto andiamo in questa, dato che siamo in questa sala e c'è questa porta dove c'è il punto di salvataggio, andiamo qua. Ah no, a quanto pare mi sono sbagliato. Sì, è il punto di salvataggio falso, sembrava vero, eh. Però ci sono i boxoli. Vabbè, noi li abbiamo presi l'altra volta. Dai, non li abbiamo presi questa volta. No. Vabbè, pazienza, ho sbagliato io. Pensavo, ero convinto che c'era la porta di salvataggio, invece. Allora, dov'è? Ma no, ma non c'è la porta di salvataggio qua. Questa no, è quella di. Allora dobbiamo andare di qua. Proviamo ad andare di qua un attimo. Cioè, un attimo. Boh, un attimo, perché non mi ricordo più qua su chi c'è. Questa porta su, vediamo.
Forse è sempre quella sala delle bobine. Eh sì. Ah, è l'altra porta dove c'è la scala che va su. Ah, niente. Vabbè. Che siamo appena entrati prima. Sì, infatti siamo scesi da prima. Solo che mi sono rincoglionito un po'. Adesso dovremo andare nell'ascensore quello sbloccato. Sì, perché la bobina l'abbiamo messa, quindi adesso mi è venuto in mente quello che dovevamo fare prima, solo che ci sono talmente tanti intrighi da ricordare in questo gioco. Dobbiamo ricordarci tutte queste tattiche. Prima quello, poi devi andare di qua, quindi non è facile ricordare tutto alla perfezione. Qua non dobbiamo andare, qua c'è sicuro punto di salvataggio, visto che siamo qua entrati per sbaglio. Per ispezionare dove dobbiamo andare, perché a volte non è facile, però, dato che siamo qua, andiamo nel punto di salvataggio. Questo, a quanto pare, se qua non ho la chiave del rombo, allora non potrò, nel triangolo, non potrò aprire. Vabbè, siamo in un punto di salvaggio, così noi salviamo intanto, per sicurezza. Siamo a metà 40 minuti da 1 ora e 20 circa di questo video, che sicuramente durerà circa 1 ora e 20, perché mi sta appassionando molto. Prima di salvare, andiamo nel nostro inventario. Questo la prendi, buono. Poi abbiamo praticamente due gettoni, li prendiamo. Buono. Poi qua non dobbiamo spostare niente, si sta già liberando, però visto che la barretta non serve a niente, facciamo una bella mangiata, anche se in realtà non è servita a niente. Buono, siamo in perfetta forma, vediamo se... No, praticamente ordiniamo un po' qua. Niente, lasciamolo così, perché più di così non si mette. Buono, spostiamo i boxoli, anzi, li prendiamo, che forse sono questi, quelli delle armi e dell'arma. Buono, non abbiamo tanto nell'inventario, da una parte è meglio, perché così abbiamo praticamente, dai, però qua purtroppo non si riesce. Devo solo praticamente un attimo spostare questo, poi la tenaglia. Però la tenaglia dobbiamo girarla, perché sennò non ci stiamo. Buono, abbiamo fatto anche un po' di ordine. Buono. Perfetto. È buono, abbiamo anche preso i nostri boxoli, che non so cosa serviranno, però vabbè. Noi intanto salviamo. Buono. Non abbiamo tanti gettoni, però pazienza. Per il momento li abbiamo, quindi almeno possiamo salvare, sennò un bel problema grosso. Scusate, faccio la caramella. Mi ha dato la ricarica, la liquirizia. Buona, la Ricola Fats. Buono, andiamo indietro. Ora so dove andare, qua. Che piano piano, più fai le porte di continuo in questo gioco, più ti ricordi abbastanza. Non è facile perché è tanta roba. Tante porte, ciao. Buono, qua si esce, perfetto, sicuramente si esce, vediamo. Sala cinema, andiamo a sala cinema a fare una prova, se no nell'altra parte dell'ascensore. Buono. No, qua si esce sin quando non esci da questa porta. Vedete l'orco, non c'è più né di qua e né di là, perché è di là inchiodato col cinema. Buono, ottimo, perfetto. Vediamo che punto siamo. Vai, vai però, adesso che è tardi, tardi che presto. Anche i caricamenti, che a volte quando ritorni fuori dalla porta,
dell'hotel, praticamente sei dentro all'hotel dove c'è la reception, dove ci sono le scale di tutte qua e di là. Diciamo, è la location principale dell'hotel. Il gioco va benissimo, eh. È solo qua, purtroppo. Speriamo che le cuffie Bluetooth non si scaricano, speriamo che dopo che ho finito il video le metto in carica. Ci ha messo un po', eh. Oh, noi ho deciso, proviamo qua, non mi ricordo perché è da un po' che non faccio questo giro delle porte da questa sezione principale dell'hotel. Vediamo che punto siamo. Dove ci sono i tizi time, qua c'è la sala, diciamo, dove ci sono tutti questi, diciamo, gioppini piccolini. No, strano, non me lo ricordavo più. Ero convinto fosse la porta sotto. Eh sì. E noi andiamo, perché non mi ricordo più se siamo andati giusti oppure no. Allora sono quelle sotto le porte che dobbiamo ispezionare. Una delle due. Ah, ma siamo nella sala del POC. Ah, oh, mi ricordavo più. Non facendo più da un po' questi giri, è normale dimenticarsi in che punto sbuchi fuori. Va. Niente. Abbiamo provato. Andiamo giù. Andiamo giù dalle scale e andiamo dall'altra parte. Speriamo che questo gameplay vi piaccia, anche se purtroppo a volte non c'è, diciamo, tanta azione come nei primi episodi che erano un po' più movimentati. Sapevo, era un po' più semplice, più vai avanti e più il gioco si fa duro, perché praticamente non è facile a ricordarsi tutte queste cose da fare, tutte in questo gioco, e ricordarsi tutte le varie sequenze in ordine, devi fare le cose in ordine. Questo non è facile. Man mano che giochi, le cose ti ricordi, solo che a riniziare da capo, un esempio, adesso in questo momento sembra facile, ma non lo è, perché ci vuole sempre pazienza con questi giochi, pazienza. Ah, c'è anche nella reception. No, ci posso credere noi? Comunque proviamo da questa prima porta, così almeno ci ricordiamo che questa abbiamo già ispezionata. Forse qua c'è la sala del cinema, forse c'è qualche porta che non ho ancora provato da aprire, vediamo. Mi sembra che forse ce n'è una, eh. Forse ce n'è una. Per me sì, proviamo a vedere. Sì, però c'è la cinepresa. Ah, però non avevamo preso questa, la punteggiatura. C'è l'orco, sentite? Però qua. Ah, forse ero morto l'altra volta, però qua le cose abbiamo già prese. Oh. C'è una porta qua, eh. C'è una porta, vedete? È chiusa per niente, non è da sbloccare, è proprio bloccata. Ora andiamo qua, verifichiamo. Ah, però ho sbloccato questo filmato, ho fatto bene allora a venire qua, eh. Forse lui mi parla. Vediamo, parliamo insieme. Eh sì, non lo sapevo perché si è andato in demoralizzazione, giù di morale. Boh, Life can get you come down sometimes, huh? vedete. Eh sì, sto parlando con lui, con First time I ever saw a Gordon. movie as a kid, Ecco there was perché era this. nervoso che se la prendeva con gli altri. Buono, una stella di luce. Gordon ha aiutato Goblet. Ah, io sono Gordon, questo è Goblet. Ma buono, l'ha aiutato a sentirsi un po' meglio. Buono. Eh sì, era quella sala dove avevo preso la mascherina, che poi erano sboccati tutti gli stronzetti. All'improvviso mi hanno fatto quasi fuori, ma ce l'avevo fatta. Ah, non c'è nessuna porta. Facciamo un giro tanto perché mi rilasso un po' a sentire i passi di Gordon Blair. Devo ricomprarli comunque.
voglia di cordon. Cordon bleu in questo momento. Mi è venuta fame di cordon bleu. Buono, usciamo. Abbiamo fatto bene a fare anche un'ispezione che non doveva esserci, però almeno ci ha sbloccato almeno un trofeo nel nostro profilo Steam, perché il gioco, questo è originale, più bello originale, perché sono giochi che costano poco, però che sono veramente piacevoli da giocare, anche se horror. Però devo dire, questo gioco è quello che mi sto, diciamo, trovando molto bene ultimamente. Mi piace troppo fare questi gameplay che ti liberano dalla pensione. Almeno c'ho qualcosa da portare su YouTube, dato che io i video tutorial con i link in descrizione fanno pericolo YouTube, sempre in violazione copyright. Allora sto facendo questa serie più piacevolmente. Ma andiamo di qua, prima a sinistra, poi come usciamo di nuovo, poi andiamo dall'altra parte, perché devo trovare dove c'è l'ascensore. È una delle due, o qua o di là. Una delle due dove abbiamo praticamente messo l'elettricità con quella bombola là. Quindi qua non è, però noi facciamo l'ultima ispezione per poi andare nell'altro ascensore. Ecco, alla porta di salvataggio. Vediamo, perché magari ho dimenticato qualche oggetto. Vabbè, noi facciamo l'ultima fase di ispezione e poi noi andiamo nell'ascensore, quello sbloccato non appena avevo messo praticamente la bombola di elettricità. Io la chiamo bombola per l'elettricità perché purtroppo senza quella bombola praticamente non andava l'interruttore dell'ascensore. Qua non c'è niente, andiamo, tanto abbiamo salvato prima, poi se stiamo attenti non moriamo, quindi ottimo, buono, perfetto. Però qua dopo un po' bisogna per forza spazzarli. Tipsy time. C'è anche il postino che è allegato, quindi non mi ha fatto niente. Vediamo se ho sbagliato porta oppure no. Sì, sai che ho sbagliato, quella dell'uscita dove siamo dopo nella reception dell'hotel. Sbagliato, sai che ho sbagliato porta. Oh, non ci posso credere. Che mi sta venendo sonno, talmente ho fame. Ora poi mi riprendo con la live. Chi è che mi ha chiamato? Un numero sconosciuto, strano. Dopo lo richiamo. E vediamo chi è. Buono. Sì, siamo usciti, niente, ritorniamo indietro perché dovevamo fare l'ultima ispezione di questa porta e poi andiamo nell'altra, così almeno siamo. Un attimo, sto rispondendo alla mia morosa perché. Ho detto di questo numero, chissà chi è. Ma dopo vediamo. Ma no, però questo mi attacca. Non c'è più niente qua. Andiamo indietro prima di evitare che ci ammazzi.
Andiamo. Che punto siamo? Dai. Stiamo uscendo. Andiamo nell'altra parte, l'ultima porta da ispezionare, che sicuramente è lì dove si troverà quell'ascensore che era proprio bloccato dall'elettricità, che mancava la bombola per dare l'elettricità all'ascensore che abbiamo trovato quella volta là nella cassaforte della sala da poker, dove c'era da combattere con ogni. È qua, sicuro. Boh, sicuro. 100% è l'ultima porta, quindi è impossibile che non è questa. È impossibile che non è qua. L'ascensore che abbiamo sbloccato. Possibile, impossibile. Ah no, è qua, è qua. È questa la sala. Boh, qua. Sì, eccolo, eccolo finalmente. L'ascensore per andare al piano proprio di sopra. Abbiamo sbloccato. Era bloccato perché, se non ricordo male, nell'altro gameplay, quando praticamente ero appena entrato nell'hotel, avevo fatto le prime ispezioni. Vedete? Vedete che questa sala non l'avevamo ancora visitata. Quindi siamo proprio su dove praticamente dopo ci sarà il mostro di Ockness, quello proprio devastante, cioè, giacche di armi, o solo queste. Ci sono le bombe, bisognerà usare molte bombe. Speriamo veramente. Ehi, ci sono anche i gioppini piccoli. Se noi praticamente, sì, ci sono anche le pozioni perché dobbiamo caricarci. Poi qua c'è praticamente un passaggio segreto. Quindi siamo quasi alla fine di questo hotel, siamo quasi in uscita, e dopo usciamo e poi salveremo. Poi ci sarà anche da sbloccare il parco di qua e di là. Tante cose, tanta roba in questo gioco, tanta roba di quella buona. C'è un bel gioco poi. E questo è l'ascensore che siamo arrivati su, quindi dobbiamo andare di qua. Permesso. Eh sì, l'abbiamo appena sbloccata. Boh, vediamo. Vediamo. Non è qua il passaggio segreto. È in questa porta, secondo me. Vediamo. Dove va? Dove andiamo a finire? Sì, che dopo ci sarà quel mostro, diciamo, grandissimo, quello più maledetto davanti alla porta di uscita. Ah, qua c'è il salvataggio. C'è proprio la sezione per salvare e via. Però noi possiamo. Dai, però c'è i boxoli, buono, quasi quasi possiamo salvare, sì, però non entro. Ah, è la porta quella, vediamo dove usciamo. Boh, se non mi sono rincoglionito, usciamo. Infatti ora è sbloccata, ma io questa è prima non riuscivo perché era bloccata direttamente, perché non avevo praticamente sbloccato l'ascensore, forse per quello. Boh. Ah sì, vabbè. Comunque noi. Quanti ne abbiamo di gettoni? Ciao, ne abbiamo 4, più ne abbiamo ancora nel nostro, diciamo, inventario secondario, quello del jukebox e via. Buono. Ora dobbiamo andare dove? O di qua? No, per me è di qua, perché di là c'era praticamente l'ascensore dove siamo saliti. Ora prenderemo una chiave di sblocco sicuramente del triangolo. Forse la chiave del triangolo la troviamo quassù, perché è impossibile che non la troviamo qua. Se dopo, mentre prendo una chiave, mi pare che sblocco il mostro di Ockness. Ciao, il mostro più pezzente. Combatteremo con il mostro. E poi, appena completato, mi sa che vi saluterò appena usciremo da questo hotel infernale, che eccola dove. Sì, però c'è praticamente da Wow, girare I'd qualcosa. love to have a view like this. Sì, qua c'è qualcosa. Sì, eccola la chiave. Chiave porta d'ingresso, non quella con il Maybe triangolo. this will unlock the Come ho front preso door. questa, forse sbloccherà la porta d'ingresso, così abbiamo quasi completato questa fase dell'hotel. Ottimo, figlio, dai, siamo
abbastanza messi bene. Ecco, qua che c'è praticamente una maniglia o qualcosa da girare, però non mi ricordo dov'è. Eh sì, c'è qualcosa, però. Sì, vedi? Tac, ho sentito lo sgrigiolo. Sì, c'è qualcosa, vedi? Ecco, e qua c'è prima il passaggio, poi noi andiamo giù e poi troveremo il mostro maledetto. Mamma mia, che freddo in questo momento. A casa fa più freddo rispetto a quando sei fuori in questi giorni. Mamma mia. Sì, qua c'è qualcosa di sicuro. No, niente. Andiamo qua. Dei boxoli. Qua niente. C'è la cassetta dei nastri. A quanto pare è una cassetta che si sbloccano dei trucchi nel gioco. Quindi ottimo, abbiamo fatto un'ispezione giusta perché qua dovevamo per forza venire. Sì. No, qua niente. Qua c'è uno scatolone da qualche parte da aprire. Se mi ricordo, c'era uno scatolone, eh? No, strano. Ah, no. Come non c'è lo scatolone? Quello che si poteva aprire. No, non c'è. Strano. Niente, andiamo indietro e via da questo tipo di passaggio dietro a un quadro. Questa è una via scorciatoia. Buono, adesso possiamo andare giù e poi ci sarà sicuramente il mostro. In questo momento non lo vedete, però facendo questo sblocco di prendere la chiave da qua, tac, ora sbucherà il mostro finale di questo hotel, praticamente, che poi se ne andremo fuori e abbiamo finalmente completato anche questo hotel completamente. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Praticamente Goblet, praticamente il mostro si è praticamente seduto lì, si è rilassato, abbiamo messo la bobina, quella che l'ha fatto commuovere e via. Basta. Poi abbiamo fatto quella roba del poker, trovato la chiave. Oh, aiuto! Da adesso c'è praticamente il mostro, avete visto? Avete sentito? Ah, ma i brividi! Già che ho freddo, più ci sono i brividi del gioco, ancora più freddo di prima. Ah, solo che in questo momento sono a fare il video, quindi non posso neanche cambiare le calzine. Mannaggia. Ho guardato un attimo l'orologio. Sono le 11:26, ce la possiamo fare. Importante è finire massimo 11:40-11:50, anche mezzogiorno. Tanto da là posso iniziare anche all'1:30, non cambia niente. Farò un'ora circa, se non ce la faccio di più. Vabbè. Ai. Vedremo come andrà a finire in questo momento. Sarà micidiale, perché non ho neanche tanti colpi. Vedremo, però. Con le bombole, mi ricordo che se te tiri le bombole, le bombe sì, ma con la pistola classica non tanto. Forse dovevo prendere quella là, quella degli scorpi. Aiuto! What's that he's shooting? Dietro di noi, eccolo là. Dobbiamo stare attenti che ci butta fuori. Noi dobbiamo intanto continuare a colpire. Perché dopo non abbiamo tanti colpi. Se ce li butta addosso, il problema è questo. Vedi, il problema non ho più neanche colpi, quindi il problema è quello. Ho queste qua, però sto morendo. Continua a lanciarli. No,
Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo riniziare tutto da capo. Sicuramente. Sapevo. Lo sapevo che questa volta non andava molto bene. Dai, però da una parte no, perché da una parte siamo praticamente nella postazione di salvataggio, dove c'è praticamente, siamo già su nell'ascensore, ottimo. Ah, io prenderei questa, mi sa che è questa. Per me è questa. Proviamo. Ci vogliono tutti e due, perché con quel mostro sembra facile, ma dobbiamo fare un po' di scorta. Purtroppo abbiamo finito tutto, ma non c'è altra alternativa. Sì, mi sa che qua non mi ricordo più dove dobbiamo andare. Vabbè, pazienza, vediamo. Forse è qua. Chiuso dall'altra parte, quindi a quanto pare dobbiamo rifare tutto. A quanto pare. A quanto pare dobbiamo rimettere anche la bobina, mi pare. Mi sa di sì. Dobbiamo rifare tutto. Tutto andato male. Tutto andato male. No, eh sì. Poi è strano. Siamo usciti di qua, però di là non si può. Ok, allora. Si vede che forse non ho salvato. Non ho salvato dopo che dovevamo battere il mostro. Questa volta non so se ce la faremo. Però abbiamo preso le nostre attrezzature. Appena arriviamo su nell'ascensore, speriamo, perché qua non so se sto sbagliando. Oh, e l'orco non lo so. Quello non lo so se è di là. Oppure devo fare ancora da capo quel pezzo dell'orco. Male, è andata malissimo, ma va, non ci voleva questo problema, perché adesso devo riniziare tutto il pezzo, quel problema del cavolo. E questa la brutta notizia, che ora a finire questo gameplay ci vorrà un po' di più del previsto, ma va, non ci voleva, non ci voleva. La bobina ce l'ha ancora o no? Se non ce l'ho nell'inventario, allora si vede che è tutto ok. Se no, devo andare di nuovo indietro, prenderla di qua di là. C'è tutto un casino da rifare da capo. Quanto? Sembra di no. Ah, credo, però. Boh. Sembra di no. Ah, non si sa ancora. Sin qua non andiamo a vedere se l'orco, cioè Goblet, è lì. Già in quella posizione, quella postazione lì del cinema, però non si sa. Che peccato, una delusione, è una delusione. Intanto mi metto le calze che non ce la faccio più, troppo freschino ai piedi e mi entra l'aria sotto, quindi le metto intanto che attendiamo. Che peccato, non è andata benissimo, in questo punto abbiamo perso con quel mostro là. Ah, qua. Perfetto, speriamo bene. Speriamo bene che riusciamo a fare qualcosa senza sbagliare troppo. Peccato che non è andata benissimo. No, mi sa, purtroppo Gordon, niente. Però dobbiamo andare nella sala da cinema che è qua sotto. Sarà, dobbiamo andare solo nell'ascensore, magari. Dobbiamo andare solo andare su da capo e poi salviamo. È meglio salvare in quel punto lì, forse hanno messo la sala del salvataggio, perché così evitiamo di rifare tutto da capo. Ho abbassato un attimo l'audio perché sto verificando se la rotella si è mossa. Ah no, però è qua. No, è qua. Ah,
Ottimo, però dovevamo sbloccare di nuovo questo filmato. Ottimo. Eh sì, allora siamo praticamente al punto di prima. Abbiamo salvato prima, praticamente dopo che avevamo praticamente messo lui in quella postazione lì con la bobina. Ecco, non mi ricordavo più perché talmente ho fame tante volte che quando ho talmente fame che non riesco più a capirci un accidente. E vado in conflitto con il microchip della mia mente. Lo vediamo un attimo. Scusate, l'audio delle cuffie. Aspettate, sta venendo un attimo una cosa. Eliminiamo il contatto, stavo facendo una prova, ma purtroppo. No, non ce l'ho fatta. Lo chiamiamo dopo. Ah, sì, lo lasciamo come sconosciuto, ho sbagliato qualcosa, quindi va bene. L'ascensore non è di qua, ma è di qua, quindi va. Ma sì, sono sicuro, adesso lo so, perché man mano che ho sbagliato prima la porta, ora so, ecco. Dopo salviamo subito, perché se moriamo poi dobbiamo rifare tutto questo pezzo qua. È sempre una tragedia. Almeno siamo già qua e via. Buono. Mamma mia, il naso tappato. Mamma mia, che brutto. Ah, è già partito il colpo. Non c'è spazio nella cassetta. Eh sì, per il momento non c'è spazio. Mentre andiamo a salvare, prima di salvare, noi praticamente togliamo praticamente una, diciamo, box o di anche, no, però intanto non possiamo fare nient'altro. Non era ancora sbloccata, ecco il motivo perché non riuscivamo praticamente ad entrare dall'altra parte, dove c'è il salvataggio qua per me, sicuro. Vediamo se ce la facciamo a fare qualcosa, speriamo bene. Intanto, visto che abbiamo praticamente i boxoli che alla fine non servono tantissimo, li togliamo, liberiamo un po' di spazio. Vediamo se le munizioni ce le abbiamo oppure no. Ah, non c'entrano con le munizioni. I boxoli sono boxoli forse di quell'arma lì che abbiamo visto ora. Vediamo. Vediamo se ci sono. Ah, ecco, i boxoli servono per quell'arma lì. Ecco a cosa servono alla fine. I boxoli servono per quell'arma lì. Ah, però almeno, eh sì, per forza. L'unico è praticamente spostare. Questa è la chiave della cassetta di sicurezza. Questa serve. Chiave con quadrata arancione. Questa non serve per il momento. Questa è con cerchio blu, per il momento non serve, così per il momento.
Questa per il momento non ci serve, quindi togliamo quello che non serve e basta. Fatto conserva per sbaglio, apposta, ho sbagliato. Mamma mia, che stanchezza, ho fame, porca miseria. È dura, eh? È dura finire questo gameplay, sto facendo abbastanza fatica perché ho stramente fame. Dai, sempre meglio che niente, è libero, appena appena sotto, va. Questo box lo otteniamo, tanto dobbiamo usarli, quindi qual è il problema? Vedete, l'arma c'è, ecco, 17 più 26 di questa, qua. Dobbiamo salvare, però prima di salvare dobbiamo andare praticamente a andare dove c'è il passaggio segreto del quadro. Ai. Siamo quasi alla fine. Siamo giusti, giusti. 11:40. Poi se perdiamo questa volta pazienza, ci riproveremo la prossima. Se in caso non riusciamo anche a questo secondo tentativo. Sarà qua. Gameplay non finisce più, eh. Benissimo. Andiamo di qua. Perfetto. Ah, la pozione, vabbè, non si può prendere, quindi la lasciamo lì. Pazienza. Ecco, siamo qua dove c'è il quadro, lì, qua. Wow, would love to have a view like this. Maybe this will unlock the front door. Un attimo qua, poi andiamo a salvare e poi iniziamo ancora a combattere col mostro. Ultima volta, se perdiamo, finita lì. Se invece vinciamo, allora usciamo, sblocchiamo quel mostro dall'entrata dell'uscita di questo hotel e poi basta. Se lo abbattiamo, il mostro in questo secondo tentativo di questo gameplay, bene, se no. Chiudiamo il gameplay e continueremo nel prossimo episodio col combattimento. Basta, finita lì. Vabbè, pazienza. Buono, andiamo indietro. Andiamo in questa porta, andiamo a salvare. Poi riprendiamo l'ascensore e poi scendiamo e poi combattiamo. Boh. Ce la stiamo facendo anche se ho fame. Mamma mia. Che fatica a continuare il gameplay pur non avendo fatto colazione perché non avevo fame stamattina. Salviamo. Buono. Abbiamo salvato adesso, quindi possiamo ora andare a combattere così dopo, se perdiamo, siamo qua. Al punto di salvataggio lì, quindi non devo risalvare più e quindi ci sentiamo nel prossimo gameplay. Quindi, buona notizia che io ho già salvato prima di chiudere il gameplay, prima di combattere col mostro. Così almeno se perdiamo siamo arrivati lì senza di fare tutto questo procedimento che è abbastanza. È sbloccato adesso. Vediamo, è arrivato il maledetto, quello più grasso di tutti. Le cuffie perché ho un po' mal di orecchie, quindi devo posizionarle a volte, fare una piccola pausa delle vediamo a che punto siamo. Ho sistemato il microfono perché devo ancora abituarmi con questo che è col pantofolino. Poi è cuffie Bluetooth, alla fine mi sto diciamo abituando con questo audio, quindi ottimo. Abbiamo iniziato un po' a rallentatore e ora ce la stiamo facendo ad abituarci.
e aiuto all'audio è 45. What the hell? A volte dobbiamo nasconderci, eh? Non possiamo sempre stare praticamente. Vedete? Io mi sposto. Abbiamo abbattuto! E vai! Ce l'abbiamo fatta! Missione compiuta, avendo avuto anche due armi, è stata la tattica più geniale che abbiamo fatto. Finalmente siamo usciti. No, però non ho preso l'altra metà. Il problema è quello. Vabbè, possiamo ritornare un attimo indietro, andare nel punto di salvataggio, prendere praticamente la medaglia, perché praticamente quella è l'altra metà per sbloccare una porta della prima puntata, cioè nel primo episodio eravamo qua e ora piano piano abbiamo preso degli oggetti segreti per sbloccare di nuovo al punto di inizio. Ottimo, buono. Ma no, c'è anche qua punti di salvataggio, mi sembra. Spero, ricordando, si cercando. No, è andato in tilt l'audio un attimo. Ah, meno male che funziona. Perfetto. A me sa che la live all'inizio le ho all'1:30. Non riesco subito. Vabbè, pazienza. E c'è il gameplay da fare. Non è che posso sempre rimandare. Aspettiamo e via. È che ci abbiamo anche un certificato, una boccata d'aria fresca. Ci abbiamo fatta e ora praticamente siamo al punto di inizio. Praticamente, boh. Ci serve praticamente. Dobbiamo andare, vabbè, andiamo in un'altra stanza per prendere. Dobbiamo cambiare. Qua praticamente uno ce l'abbiamo, l'altro che dobbiamo trovare. Che è quello. È da un'altra parte, ma non mi ricordo dove sarà. Per il momento si possono anche aprire i cassetti. Ci ha sbloccato praticamente questa cazzata, che era un bug iniziale. Poi non so perché hanno sbloccato questi cassetti, ma che non c'è all'interno un accidente. Niente, proprio niente. Andiamo qua e vedremo cosa ci aspetterà adesso che siamo usciti dall'hotel Beverlys. Sì, c'è una sala di salvataggio. Andiamo a cambiare un po' gli accessori adesso con l'arma lì. Non serve più coi box lì, quindi la mettiamo da parte. Oh! Si sono creati! Adesso ci sono loro, non me li ricordavo più. Adesso si sono appossessati di questa, diciamo, di questo posto. Eccola la metà. Questa ne abbiamo una, ma io all'inizio del primo episodio mi ero dimenticato praticamente di quella lì, quindi pazienza. Facciamo sposta, anzi conserva, perché questi sono i boxoli di quell'arma. Adesso l'ho capito che sono praticamente le cartucce di quell'arma là, ma non servono, quindi inutile. Ma abbiamo proprio liberato tantissimo
Peccato che l'altra pozione non l'abbiamo presa. Dovremmo ritornare nell'hotel e prendere la pozione, ma non finisce più il gameplay. Vabbè, c'è un gameplay più lungo, pazienza. Stavolta è andata così, che tutte le volte bisogna sempre stare dentro ai minuti giusti. Io le chiavi le rimetto adesso, perché prima purtroppo non c'era tanto spazio. Prendi le tronchesine, per il momento non servono. Boh, facciamo un po' di ordine. Di ordine, così sappiamo e via. Spostiamo la tenaglia, le tronchesine. Buono. Questo qua. Questa. Mettiamola di qua. Buono. Testa di qua. Buono. Questo box qua. Buono. Abbiamo fatto praticamente abbastanza ordine. Buono. Questa la giriamo così. Così ci abbiamo spazio di sotto. Poi questa chiave la mettiamo di qua. Buono. Anche se girata in testa in giù non mi piace. Beh, oh, ecco, fatto tutto. Ora possiamo. No, dai, salviamo. Così almeno siamo qua. Quella pozione là oramai non vado più indietro. Mi dispiace, ho deciso di no, perché tanto per una volta, se una pozione non l'ho presa, non è che cade il mondo. Vabbè, pazienza. Ah, però non ho armi. Ah, ecco. Non ho più colpi. Non ho proprio. Non c'ho possibilità, non ho più armi, ormai, oramai. Non ho più armi, non ho più armi, e ora che facciamo? Però abbiamo salvato qua, buono, che tanto abbiamo vinto con quello là. Come faccio? Non ho più armi. C'è anche questa qua in mezzo alle scatole. Qua speriamo di trovare delle cartucce, anche se sarà dura, però vediamo. E non ce l'ha ancora, eh? Quella con rombo non ce l'ha ancora di chiave. Eh sì. Peccato che sarà ancora da sbloccare quella porta lì, ma io non ho ancora trovato quella con il rombo. Niente, non so come si farà. Vabbè, Sleeping can be the per il best part of your momento day. noi I andiamo always start by avanti. getting ready for bed. First, I get my Proviamo PJ on ancora so I can be qualche comfortable. minuto, se non va bene, dopo saremo in questo punto qua. Eccola! Però almeno questa porta col rombo rosso è già qualcosa. Abbiamo sbloccato i sotterranei, quindi può essere che qua la chiave è quella col rombo, cioè col triangolo. Ah, non mi ricordo più. Vabbè, perché è passato tanto tempo da quando avevo finito il gioco. La possiamo colpire da qua. Ottima tattica. Io non ho più armi. No, la cassaforte è già vuota. Niente, sono ritornato indietro, però bene, abbiamo aperto il garage di qua. Ottimo. C'è secondo me qualcosa qua. Ah, questa, ritorniamo indietro. No.
Andiamo di là, quindi andiamo di qua. Ah sì, però chi si ricorda la combinazione della pass S? Dovevamo vedere il video in hotel. Eh sì, il video quello del ladro. Mannaggia, chi si ricordava più oramai? Dobbiamo vedere quel video del ladro che ci faceva vedere qual era la combinazione. Vabbè. Ci riproveremo nel prossimo gameplay. Oramai siamo quasi al termine di chiusura. Vabbè, pazienza. È troppo bello questo gioco, però purtroppo oramai non posso più fare niente. Bisognerà ritornare indietro nell'hotel, andare nel cinema, mettere la bobina del ladro, così si vedrà cosa c'è qua. Vabbè. Non c'è altro qua. Scusa, solo questo. Ma perché? Questo è già aperto oppure no? Ah no, è un altro garage. Boh, andiamo a ispezionare un attimo e poi vi saluto. Tanto ho già salvato, quindi dovrò iniziare solo questa ispezione nel prossimo gameplay. Tutto qua. C'è una macchina. Buono, qua c'è praticamente qualcosa in terra. Ah, c'è più niente. Basta. Siamo usciti, boh. Peccato. Vabbè, pazienza. Si vede che purtroppo non si riesce a fare tutto oggi. Quindi pazienza, oramai è andata così. Basta. Stra fame. Tanta polvere. Vediamo. Dai, purtroppo è arrivato il momento di salutarvi, che adesso stava appena appena lagando. Ora però intanto noi mettiamo la metà del medaglione. Dai, tanto la mettiamo. Buono, non l'avevamo ancora messo. Ma è che magari, boh, l'ho dimenticato qua. Oh, non si sa. Io vado un attimo qua dentro e basta. Però è bello completarlo, però purtroppo non si può fare tutto oggi. Ah, chissà se domani faccio un altro gameplay di questo video. Però vabbè, pazienza. Talmente bello che vorrei salvare, così non devo iniziare tutto il pezzo. Mi scoccio di nuovo, però purtroppo. Eh no, qua non c'è più niente, lo sarà da un'altra parte, però voglio verificare qua se c'è qualcosa. Mettere qualcosa, sembra che si possa mettere qualcosa qua. Quindi allora ci sono le maschere. Oh miseria, quelle maschere di là che avevo lasciato nell'hotel di là. Devo prenderle e portarle qua. Quindi questo sarà l'obiettivo del prossimo gameplay. Peccato che vi devo lasciare perché talmente ho voglia di giocare. Anche se ho fame, però praticamente questa cosa mi sta venendo proprio l'input. Niente, tutte chiuse, però qua c'è praticamente da posizionare praticamente quelle maschere che abbiamo nell'altro di là. L'unica pecca è che una maschera manca. E magari si sbloccherà qualcosa. Qua George, Liliana che purtroppo non ce l'abbiamo, Leonard mi sembra di sì, Junebug e Norma, magari ci sarà un'altra maschera nel gioco, però ho trovato la quinta maschera. Vabbè dai, vi saluto, spero che questo video gameplay del quinto episodio di questa serie gameplay di questo gioco horror, cioè My Friend in Eggboard, vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su. Ad iscrivervi al canale, mi raccomando, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere tutte le notifiche dei prossimi miei video e seguitemi dai social. Se volete fare una piccola donazione, la fate tramite la descrizione, trovate tutto. Bella raga, una buona giornata,
Anzi, buona serata, non appena lo caricherò sarà una buona serata, quindi ci sentiamo nei prossimi giorni con altre serie, cioè con il continuo di questa serie gameplay di questo gioco My Friendly Neighborhood. Ciao e alla prossima. Hopeless solution.